con Carola Pagin, coordinatrice della UIL di Vicenza. Questa finanziaria non piace a CGIL e a UIL, in particolare ci sarà lo sciopero venerdì 24 a Vicenza, a partire da Piazzale Roma e poi conclusioni in Piazza Matteotti. La UIL come si pone? La UIL si pone ovviamente critica e contraria rispetto a questa manovra che aumenta le disuguaglianze fra la cittadinanza e la popolazione, andando ancora a colpire le fasce più deboli, non rinnovando i contratti di lavoro del pubblico impiego e della sanità che gestiscono servizi essenziali e fondamentali per una collettività sempre più anziana, sempre più debole, e quindi questo ci preoccupa fortemente, ci preoccupa perché un'inflazione del 17% non viene appunto compensata da questi aumenti contrattuali. E pertanto noi riteniamo che sia indispensabile scendere in piazza e fare sciopero insieme alla CGIL per fare sì che il governo cambi direzione rispetto appunto a questa finanziaria. Ci preoccupano anche le pensioni. Ci preoccupano le pensioni perché anche le pensioni vengono depauperate da questa inflazione e la scarsità degli investimenti in sanità e in servizi provoca un aumento appunto dei costi dei pensionati che invece hanno delle pensioni appunto per la maggior parte di loro che sono basse e insufficienti per garantire appunto una condizione di vita minima. Quindi questo è secondo noi una questione fondamentale. Fondamentale è anche capire perché invece di andare a tassare le pensioni dei dipendenti pubblici così come si sta facendo, andando a recuperare risorse nei futuri pensionati, soprattutto degli enti locali e della sanità, non si capisce perché il governo non abbia invece attinto a quelli che sono i super profitti di banche e di altre aziende che hanno avuto durante la pandemia o per altre situazioni non direttamente conducibili a aumenti di investimenti, ma semplicemente per effetti appunto di inflazione. Quindi questo per noi è un problema importante e riteniamo che diventi ancor più divisivo rispetto a quello che può essere un'equità